Buongiorno a tutti e bentornati in questo spazio del mercoledì Mindset. Anche oggi una videopillola. Questa volta voglio proprio leggervi, perché ho trovato qualche giorno fa in rete un racconto, un piccolo racconto che può essere molto funzionale anche per quelle che sono le nostre tematiche. E quindi ve lo voglio leggere e voglio creare uno spunto da questo racconto, appunto. Ok? Ve lo faccio intanto vedere, guardate. Si chiama La leggenda del bambù. Non so se qualcuno di voi già lo conosce. Adesso ve lo leggerò e così lo leggeremo insieme in un certo senso mentre ve lo leggo. Allora, molto tempo fa due agricoltori stavano passeggiando per il mercato quando ad un certo punto la loro attenzione venne catturata da una bancarella sulla quale erano esposti dei semi che non avevano mai visto prima. Così decisero di fermarsi per chiedere informazioni al venditore. Mercante, che semi sono questi? Chiesero i due uomini. Sono semi di bambù, vengono da Oriente e sono semi molto speciali, rispose il venditore. E perché sono tanti speciali? Chiese uno dei due agricoltori. Se li prenderai e li pianterai, saprai il perché. Hanno solo bisogno di acqua e concime, rispose il mercante. Così i due agricoltori, mossi dalla curiosità, comprarono diversi semi di quella strana pianta chiamata bambù. Una volta tornati nei loro rispettivi terreni, i due agricoltori piantarono quei semi e iniziarono fin da subito ad annaffiarli e a concimarli, proprio come aveva detto di fare il mercante. Dopo qualche tempo, le piante di bambù non erano ancora germogliate, a differenza di tutte le altre che continuavano a crescere e che già davano i primi frutti. Uno dei due agricoltori disse all'altro: quel vecchio mercante ci ha ingannati con i semi. Da questi semi non crescerà mai nulla. E decise di smettere di prendersene cura. L'altro invece continuò a coltivare i propri semi, dando loro tutta l'acqua e il concime necessari. Continuava a passare il tempo, ma i semi non germogliavano. L'agricoltore era ormai sul punto di gettare la spugna, quando un bel giorno vide che il bambù stava finalmente crescendo. Ma non solo, l'uomo era rimasto letteralmente sorpreso per il fatto che in sole 6 settimane le sue piante avevano raggiunto un'altezza di 30 metri. Com'è possibile che il bambù abbia impiegato 7 anni per germogliare e che in sole 6 settimane sia riuscito a raggiungere una tale altezza? Molto semplice, durante i 7 anni di apparente inattività, il bambù stava generando un complesso di sistema di radici che gli avrebbe permesso di crescere così tanto. Questa leggenda ci fa riflettere sulla pazienza e sull'importanza di non darsi per vinti quando dobbiamo affrontare un ostacolo, una sfida o un imprevisto, oppure stiamo imparando una nuova attività, come può essere quella del trading. Questo ovviamente l'ho aggiunto io. La perseveranza e la resilienza sono importanti per ottenere dei risultati e se inizialmente non vediamo i frutti è perché si stanno formando le radici che ci permetteranno di avere risultati più duraturi e costanti nel tempo. Ecco, io questo breve racconto, insomma, mi ha fatto piacere condividerlo con voi, può darsi che qualcuno già lo conosce perché sono robe che girano in rete, però volevo puntare un po' l'attenzione proprio su alcune cose che mi sono saltate agli occhi. Uno, la differenza tra i due agricoltori, cioè quello che subito ha buttato la spugna e quello che invece, bene o male, ha continuato a, diciamo, a crederci, no? Nell'ambito nostro del trading, per esempio, è un'attività che secondo me è molto in linea con questa storia, perché molto spesso il trading ha bisogno veramente di tanto tempo all'inizio, veramente per diventare veramente bravi, competenti in questo tipo di attività, che può sembrare facile, ma in realtà non lo è, perché è semplice, ma non è facile. E quindi ci vuole veramente tanto tempo, tanta passione, tanto studio, tanta concentrazione anche, tanta focalizzazione che diciamo spesso. E quindi questo che cosa porta? Porta che
facilmente le persone possono perdersi o possono essere come il primo agricoltore, abbandonare, per esempio, iniziano un metodo e poi lo abbandonano per cercare una nuova strada che gli dia dei frutti più immediati. A mio avviso il trading può essere esattamente come il bambù, ha bisogno veramente di tante radici, quindi una persona deve avere tanta, tanta pazienza. E solo come scrivevo anche la perseveranza è quella che è l'unica che veramente garantisce i risultati nel corso della nostra vita. Cioè quando noi veramente ci crediamo in qualcosa e continuiamo a batterci la testa e a sforzarci di trovare la giusta strada, prima o poi quella strada quasi inaspettatamente noi la troveremo e quando la troveremo ovviamente godremo dei frutti. Bene, io oggi voglio essere veramente molto molto sintetico. Credo che lo spunto ve l'ho dato. Dateci dei feedback, dei commenti se vi è piaciuta questa storia, se avete qualcosa da dire, se vi sentite in un momento di difficoltà e volete mollare. Ecco, traete, questo è un po' motivazionale, questo video è un po' contro quello che normalmente faccio, però secondo me è funzionale in questo caso specifico, perché non dobbiamo conservare, non dobbiamo tanto buttarlo sulla speranza di riuscire, ma proprio sul crederci fermamente in noi stessi e in quello che facciamo. Ovviamente dobbiamo sempre giorno per giorno aggiustare il tiro, ma non dobbiamo mai mollare, mai mollare. Se non molleremo, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Va bene? Quindi mettete un like al video se vi è piaciuto. Commentate, scrivete, vi risponderemo ovviamente e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao a tutti!